Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un video di Fortnite, signori, perché finalmente è uscita la Season 3, è uscita la nuova stagione appunto di Fortnite. Ho appena finito di scaricare l'aggiornamento, quindi non so se i server saranno online o meno, ragazzi, ma adesso lo andremo a scoprire insieme. Vedremo il pass battaglia, compreremo tutto, shopperemo tutto quanto. Mi raccomando ragazzi, se shoppate il pass battaglia, se shoppate d'ora in avanti, utilizzate il mio codice creatore, che è quello che state vedendo qui a schermo in questo momento, OMYT, perché ragazzi, se arriveremo a 10.000 supporter il creatore, appunto, andremo a creare il nostro team e giocheremo in live un sacco, ragazzi, ci divertiremo. Quindi mi raccomando, appunto, utilizzate il mio codice creatore, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanella, questo è il mio secondo canale. Come sapete, ci vediamo poi oggi pomeriggio in live, ragazzi, verso le 16, quindi mi raccomando, ragazzi, attivate le campanelle per vedere appunto quando andrò in live. Detto ciò, startiamo ragazzi, eccoci qua. Oh my god, oh my god. Intanto vediamo già un qualcosina di diverso, un qualcosina di nuovo. Là vedo Aquaman là in basso che cavalca uno squalo. Vedo, a parte le skin principali che stiamo vedendo, un piccolo miascolo là sul motorino, piccolino. Belle queste skin, ragazzi. Non so se siano quelle del pass battaglia, ma adesso ovviamente lo andiamo a scoprire insieme. Siamo qui apposta appunto per vedere tutto quanto, però tanta roba, sono curioso di scoprire più che altro i posti nuovi della mappa, ragazzi, cioè com'è stata cambiata, com'è modificata, com'è stata modificata, più che altro quello in realtà. Ok, è partito, entriamo, vediamo un po' che cosa ci attende. Dovrebbe farci vedere subito il trailer, come ho detto prima, però vediamo. Eccoci qua, ragazzi, col trailer. Attenzione, godiamocelo. Corri, Mida, corri. Lo squalo si è mangiato Mida. Sì, miascolo. Ehi. Si vola. No, oddio. Brava, fallo fuori. Ci hanno rotto le scatole sti bot qua. Troppo forti. Aquaman, signori. C'è anche Aquaman. Let's go. Olè, l'uomo Wurster. O Dog, anzi. Questa skin non ce l'ho. Cavolo ragazzi, speriamo sia figo, cavolo, 12 giga di aggiornamento. Lo scopriamo ovviamente. Olè! Bella questa! Cioè, maglia! Ciao ciao! Let's go! Ok! Sì, ok, finalmente vediamo un posto nuovo ragazzi, eh! Finalmente vediamo un posto nuovo. Fortnite capitolo 2 stagione 3. Tuffati, pass battaglia. Che andremo a shoppare, raga. Il mio benvenuto nel mondo delle onde e questa è la tua fortiglia. Qui puoi sbloccare sfide e comprare il pass battaglia per reclutare questa inaffondabile Col combriccola mio di codice, ovviamente, ragazzi. È questo Questo qua, piccolo OMYT. clandestino è Kit. Kit? Crescono così in fretta. Oh. Ho invitato Aquaman, ha detto sì. Ho detto, puoi metterti una maglietta? Ha Sì. detto no. Poi c'è Jules, la super Giusto. ingegnere con le sue incredibili creazioni. Esplora la fortiglia e incontra tutta la banda. In più, dai un'occhiata al castombrello. Con il pass battaglia puoi progettarne uno tutto per te. E alla fine della stagione sarà solo tuo. Si può Nel corso customizzare dell'avventura ci saranno nuove aree da esplorare. l'ombrello, Nuovi modi da macchine. spostarsi e fantastiche sorprese. Non fartele scappare. Ok. Acquista il pass battaglia e sblocca la tua squadra di masnadieri. Inizia a progettare il tuo castombrello. Guadagna 1500 V-Buck e tanto altro. Allora, che cosa stai Hanno aspettando? rimesso il pozzone Tuffati. grande, ragazzi. Let's go. Ok. Ho visto due o tre cose nuovine. Pass battaglia più 25 livelli. Il pass battaglia. Ovviamente, ragazzi, allora, questo è un momento fondamentale. Shoppate col mio codice creatore, mi raccomando. OMYT è quello che vedete sotto la mia cam. Andiamo a shoppare il bundle battaglia più 25 livelli. Acquistiamolo e let's go. Andiamo subito a vedere che cosa abbiamo all'interno, ragazzi. Allora, abbiamo sbloccato Oceania. Poi abbiamo sbloccato Fade. Entrata supereroica. Ok. Nuoto aereo. Un ombrello.
qui ci abbiamo un tipo da spiaggia, ok, uno zaino, poi il resto... ok, John C. Sub, ok, il balletto rock, ok, 400 V-Buck e niente. Allora, andiamo subito, riscatta tutto, vai, riscatta, riscatta. 24 oggetti raccolti, ok, eccoci qua ragazzi, eccoci qua. Bello questo, bellissimo, ovviamente abbiamo sbloccato i primi 25 livelli. Andiamo avanti, vediamo cosa abbiamo di qua, altri V-Buck da sbloccare. Bella questa Jules, questa Jules è veramente figa ragazzi, proprio bella. Poi qui abbiamo, vabbè, un altro piccone. Lui cos'ha, la mascherina? È per il coronavirus forse. Ok, il viaggiatore leggendario. Eccolo qua, il piccolo Kit. Ciao Kit. Ok, comunque questi, se li volete shoppare anche voi ragazzi, shoppate tutti i livelli, mi raccomando, codice creatore il mio, lo ripeto, lo ribadisco, a 10.000 su Potter faremo ragazzi il nostro team. Oh, vediamo quelli in fondo però, leggendario, eccolo qua ragazzi, a livello 100, si sbloccano tutti e due, questo però mi sa più da figo, anche se è un po' ingombrante per la testa, se ti arriva una cecchinata là in alto secondo me ti fa veramente male. Comunque signori, allora, eccoci qua, andiamo subito a cambiare il nostro personaggio, visto che abbiamo sbloccato qualcosina di nuovo. E mettiamo il buon, mettiamo Fade, era Fade questo? Ok, leggendario, vai. Equipaggiamo, gli diamo la bomboletta giustamente, gli diamo questo piccone qua, il deltaplanino a forma di vela. E poi secondo me ragazzi si può iniziare e andare subito a giocare la prima partita. Vediamo subito la mappa ragazzi, ovviamente tutta da sbloccare, è rimasto Siepi, queste sono le zone che sono rimaste che state vedendo, andiamo subito in una zona che ovviamente non ho mai visto e andrei qui perché tutti quanti adesso andranno qua, ma vorrei vedere un po' tutto quanto ovviamente. Qua c'era Parco Pacifico, infatti guardate il campo da calcio e che intorno ha l'acqua ragazzi, che spettacolo, oh mio Dio. Ok, perfetto. Comunque ragazzi vi ricordo che, a parte il mio codice creatore, mi raccomando, per me è fondamentale sta cosa ragazzi. Mi raccomando, se volete abbonarvi, come vedete siamo qui nel secondo canale, 113 abbonati come state leggendo. Se volete abbonarvi potete appunto leggere... Questo è il vecchio cecco? Cazzo, fa male, eh? Dicevo, mi raccomando ragazzi, se volete abbonarvi potete leggere appunto i vari abbonamenti e scegliere l'abbonamento che volete. Ovviamente tutti si buttano, giustamente. Adesso comunque si è riavviato tutto, ora che ci penso. Oh, qui c'è una cassa. Torniamoci qua. E poi come scendo però? C'è tipo un meteorite che sta cadendo. Oh my god. Chissà dove andrà. Ma c'è l'elicottero che lasciamo stare. Oddio, cos'è quella roba lì? Delle pile. Vediamo un po'. Danno lo scudo. 70 di scudo danno. No, 20 di scudo danno. Eliminato, però c'è uno là. Qua devo prendere subito tutto. Eccola un altro che spara qualcuno in casa. C'è solo la mitraglietta. Meno male. Meno male che ce lo siamo fatti, raga. Ho zero colpi. Via, via, via. Colpi, colpi, subito. Cassa leggendaria. Porca miseria, il pozzone. Allora, io andrei verso l'airdrop. Comunque una zaina esplorata. Ci allontaniamo un attimo dalla fattoria che qualcuno può romperci le palle. Là c'era il ponte, è stato sommerso, raga. E guardate l'airdrop com'è diverso, c'è tipo una freccia. Andiamo a vedere, passando all'acqua, facciamo prima. Guardate l'erba sotto, olè. Si vedono proprio le strade allagate. Non me lo fa aprire. Perché doveva cascare, ecco perché. Allora, ok. Quest'arma qui che cos'è? La mitraglietta. Chissà se hanno fissato la cosa, il problema della safe, ragazzi, eh. Non lo so mica. C'è una vita che diminuisce, di cosa? Oddio raga, uno squalo. Quello è fatto fuori. Qui c'è uno squalo. Che fai squalo? Ti mangi le persone? Vabbè, mezzo di trasporto alla fine. Solo che non so come poter domarlo ragazzi. Quindi meglio lasciar stare forse. Uno è là. Ma no, tutte e due sono là forse ragazzi, eh. Tutte e due. E allora mi infilo anch'io. Magari è la volta buona.
Cazzo. È la Madonna. Mi sta prendendo altezza. Vediamo se riesco a tirarmi qualcosa. Facciamoli fightare, non c'è problema. Sciolto, ok. Adesso che faccio qua però? Ho la safe e quello col cecchino, raga. Guarda dov'è. Ma visto. Ho fatto una cavolata io. Fucile di precisione bolt action leggendario. Olè. Bello però, bello. Adesso mi metterò a esplorare un po' tutta la mappa, ragazzi. Quante kill abbiamo fatto? Vabbè, 6 kill per essere una delle prime partite va benissimo. E per la mia preparazione ovviamente. Quindi ragazzi, vi ricordo, mi raccomando, se dovete shoppare, shoppate con il mio codice creatore, che è quello che state vedendo adesso a schermo. Io ringrazio tutti quanti quelli che mi stanno supportando. Arriviamo a 10.000 ragazzi supporta il creatore, che faremo il nostro team, mi raccomando. Ci vediamo oggi pomeriggio in live verso le 16. Comunque, se attivate la campanella al canale, appunto, saprete quando andrò in live. Grazie della visione, grazie di tutto, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.